Siamo con Daniele Tamborelli di Conte.it. Daniele, dunque, in che modo è possibile implementare una wow customer experience? Cosa c'entra e soprattutto in che modo, qual è il ruolo dell'intelligenza artificiale? Buongiorno, io lavoro nel settore assicurativo, è un settore dove è difficile offrire esperienze straordinarie ai clienti, però noi crediamo che una wow customer experience voglia dire superare le aspettative dei clienti. E questo molte assicurazioni provano a farlo, ad esempio con dei sistemi di scatole nere, in caso di incidente possono inviare un'assistenza senza che il cliente abbia bisogno di fare nulla di speciale. Ma noi crediamo che anche nella fase di acquisto più commerciale si possa sorprendere il cliente in assistenza. Il ruolo del Data Analytics è fondamentale in questo, perché Data Analytics vuol dire conoscere molte più cose del cliente, sapere i suoi comportamenti e reagire sorprendendolo prima che il cliente abbia espresso le sue opinioni. Ci sono diversi prototipi e casi di studio che abbiamo studiato in altri settori e che stiamo cercando di implementare, per cui capiamo cosa il cliente ci ha chiesto in passato, come si comporta sul nostro sito, per essere in grado di offrirgli, senza che lui ce lo chieda, il servizio che vuole. Ad esempio un cliente che vuole banalmente rinnovare la sua polizza potrebbe non aver ancora telefonato, potrebbe non essere ancora entrato sul sito e molto probabilmente deve solo fare qualcosa di semplice come il rinnovo. Oppure un cliente che è entrato nel nostro sito, nelle FAQ, per capire ad esempio come, avendo comprato un nuovo veicolo, vuole cambiare anche la polizza, in quel caso noi avremmo preso da internet, quindi dal nostro web, queste informazioni e nel caso in cui ci telefona indirizzarlo direttamente a delle persone che sono specializzate nel gestire questo tipo di casi. E questo non lo fa nessuno oggi ancora nel nostro settore, quindi per noi vuol dire sorprendere e generare un'esperienza wow. Visto che hai già parlato di implementazione di progetti, possiamo dire AI driven, io ti voglio appunto chiedere, entriamo un po' più nello specifico, dalla fase di dal prototipo diciamo all'implementazione, in che modo è possibile realizzare una messa a terra di questi progetti particolari e soprattutto quali sono le difficoltà che avete riscontrato nel vostro percorso? Sembra che AI driven significhi tecnologia, dati e data scientist estremamente competenti, e questo assolutamente fa parte del mix di competenze, ma dal prototipo alla realizzazione è fondamentale l'aspetto umano, l'aspetto relazionale e il sentirsi una squadra. Quindi noi adottiamo un approccio intanto molto agile al modo di lavorare che ci porta a costruire dei cosiddetti team cross funzionali con tante anime, e quindi non è il team di data analytics o di AI che fa il progetto da solo, ma è l'area di business, ad esempio il servizio ai clienti o il marketing, che vuole realizzare qualcosa. Il prototipo aiuta a chiarire il bisogno dell'area di business per ovviamente soddisfare il bisogno dei clienti o superare il bisogno dei clienti, e poi traina il team di AI e Analytics a supporto di questo. E quindi in questa fase è fondamentale passare molto tempo insieme, pianificare insieme, a supportare, fare da partner alle aree di business che sono un po' meno tecnologicamente evolute nel definire esattamente come si realizza end-to-end la soluzione, quindi essere un po' tuttologi, un po' esperti sia di dati ma anche di tecnologia e di psicologia. Ti ringrazio.